Perché nelle foto dell'Ottocento non sorridevano? Spesso guardiamo le foto scattate nell'Ottocento e ci facciamo l'idea che fossero tutti sempre seri, abbottonati, ma non è così, erano persone come noi. Quindi vediamo perché in foto non sorridevano mai. Negli anni centrali dell'Ottocento, agli albori della fotografia, posare per uno scatto era un'impresa, dico proprio a livello fisico. I tempi di esposizione erano lunghissimi e anche un movimento minimo mandava tutto all'aria. E immagina, se già rimanere immobili per decine di minuti era difficile, sorridere per tutto quel tempo era praticamente impossibile. Poi c'era un altro aspetto da considerare. Al tempo una foto era considerata un vero e proprio ritratto. Per esempio, Charles Dickens in una lettera ci dice che era piuttosto somigliante all'originale, come se fosse a tutti gli effetti un dipinto. Cioè non c'era il concetto di foto che abbiamo oggi noi. Quindi per loro una fotografia era un quadro, quindi qualcosa di importante con cui poi si veniva tramandati ai posteri, perciò ci voleva un'espressione proprio elegante, regale. Terzo fattore, i denti. A volte è difficile persino per noi mantenere dei bei denti bianchi, figuriamoci al tempo. Quindi a volte diciamo che si faceva più bella figura a non sorridere. Ultimo fattore, il costo. Abbiamo detto che bastava un minimo movimento per rovinare tutto e spesso non era un'opzione fattibile, non la si poteva rifare perché farsi una foto aveva un certo costo. Ma quanto costava di preciso? Beh, te lo racconto nel prossimo video.